Salve a tutti, siamo al Palazzetto dello Sport allo Stellato, dove ci sono stati questi due giorni di sport e comunque anche di esibizione, perché abbiamo fatto una piccola fiera con dei piccoli stand noi e le altre aziende più importanti del settore. È stato un weekend positivo, perché comunque nonostante il tempo, che non era dei migliori, però ha retto, è piovuto pochissimo. Il canale anche in, diciamo, quasi in inverno comunque ha risposto bene, si è preso più o meno tutti, è stato molto pescoso e la gente si è divertita. Rispetto all'anno scorso, ecco, la pescosità è stata molto più alta. È un fattore molto positivo, perché comunque anche per il prossimo anno la presenza di tutte queste piccole brem, come magari avete visto o vedrete nelle immagini, è un buon segno, perché il canale è sano e il canale ci regalerà tante altre belle avventure anche in futuro. Stiamo aspettando Massimiliano, che sta sistemando tutti i settori per poter effettuare la premiazione, e niente, c'è soltanto da fare. Vorrei fare un grande ringraziamento alla società Gatto Azzurro, che ci hanno dato una mano a livello organizzativo per poter fare questo evento. Sono state veramente delle persone competenti. E un plauso a tutta la società e al presidente, in particolare a Romeo. We'll be right back.
si parte con la premiazione dei settori. Nel settore A, terzo classificato è Team D. Borgatti Fausto e Mattioli Maurizio della Medollese Lenza 90. Bravi. E Corradeschi Marco e Mattioli Cristian della Valdera. Bravi. Pur di raccattare, ci sa Gianni, Settore B, al terzo posto Menegatti Andrea, Minozzi Massimiliano della Lenza Club Padova. E con Sergio Lama della Bagna Cavallese. I primi classificati, Pony Daniele e Gianni Marcello del Gatto Azzurro. Il terzo settore, terzo classificato, Leoni Maurizio e Ricetti Gianluca dell'Aspe Skolmic. Al secondo posto ci sta il campione italiano individuale in carica, che anche oggi ci ha messo del suo, insieme a Marchi. C'è scritto Alberto dell'Oltrarno, bravi. Ci ha messo un bel tiro, Vince il settore C Calore Walter e Natale Pagarello, Lenza Club Padova. Natale, ragazzi, primeggia sempre in tutte le classifiche. Settore D, terzo classificato, Raffael e Lucas dalla Polonia. Secondo posto, il mitico Maestrelli Fabio e Barontini Giovanni. Vince il settore Bruscia Lorenzo e Meucci Matteo dell'Oltrarno, Kolmic. Settore E, terzo posto Colt Giancarlo e Imprente Altonello del Team 2000. No. Al secondo posto Premoli Stefano con Falsini. Vince il settore una coppia padre e figlio. Veramente il figlio Liverani Alfredo ha fatto una pescatona, perché ha 15 anni, ha fatto veramente una bellissima gara con 14.550 della Bagna Cavallese, bravi. Allora, si passa al settore tecnico, l'F, Gamberini Lanza, Polisportiva Quattroville. Secondo posto, la sfida nella sfida, Frigeri Fini. Vince il settore tecnico, l'F, e Pacini Giuseppe, Bianchi Alberto della Sant'Arcangiolese. Settore G, terzo classificato, Desiderati Umberto e Bresciani Giancarlo del Team 2000. Secondo il settore, Gentili Gianluca e Camporesi Massimo delle Aquile. Secondo il settore, Gentili Gianluca e Camporesi Massimo delle Aquile. Al primo posto, Schiesaro Giampaolo e Larentini Angelo. L'ultimo settore, settore H, al terzo posto Fagella Pucci della Valdera. Bravi, è stato un settore molto combattuto, perché fanno i terzi con 16.885. Secondo posto Manetti Mario e Guarnieri Dino della Lastrense con 16.950. Vince il settore la Milena Camporesi e Masotti Nerio, bravi, Oltrarno, con 17.260. Passiamo velocemente alla premiazione delle prime tre coppie assolute.
E sono al terzo posto assoluto, si è classificato Liverani Cesare e Liverani Alfredo della Bagna Cavallese. Vengono a ritirare il premio sopra, grazie. Seconda coppia assoluta, Camporesi Milena e Masotti Nerio. Primi classificati, hanno vinto anche ieri oltretutto l'edizione dell'Italia Masters, Chiesaro Giampaolo e Laurentini Angelo, Oltrarno 21.385. Grazie a tutti, grazie.